Buonasera, sono Ettore Andenna e questa è Top Secret, la trasmissione che svela l'eccellenza dell'imprenditoria italiana. E questa sera siamo ad un altro livello di imprenditoria perché ospite abbiamo la Cafitali System S.P.A. di Gaggio Montano in provincia di Bologna, rappresentata dal suo amministratore delegato, il dottor Giuseppe Casaretto. Buonasera. Buonasera. Allora, Cafitali, una delle cinque più importanti al mondo per le capsule da caffè e per le macchine da caffè. Presente, me lo dirà lei, in quanti paesi del mondo dopo. Prima voglio sapere come nasce la Cafitali. La Cafitali nasce da due imprenditori nel lontano 2004, che però avevano alle loro spalle già 20 anni di esperienza perché avevano fondato un'altra azienda di macchine di caffè che poi hanno rivenduto. Con i proventi che hanno fatto con la vendita hanno fondato Cafitali. La decisione di fondare Cafitali, quindi di spostarsi da fare solo macchine da caffè a macchine e capsule, nasce da una valutazione del potenziale che loro vedevano all'interno del monoporzionato, che di sua natura è una tecnologia che permette di fare un caffè di altissima qualità. E lì è stata un po' proprio la loro visione, cioè loro, nel momento in cui hanno visto le prime capsule da caffè, hanno pensato di essere in grado di fare un sistema che facesse un caffè molto meglio di qualunque cosa che fosse sul mercato. E quella è l'anima di Cafitali, la nostra... Quindi, l'ambizione con la capacità e l'intuizione di sviluppare sì. Un prodotto dove in Italia l'espresso l'abbiamo inventato noi, anche se dicono che noi il caffè non lo facciamo bene, lo facciamo troppo tostato, è vero? E dipende dai gusti, perché i gusti dei consumatori sono molto diversi in ogni paese. In Italia piace un caffè, per esempio, dove c'è un'altissima percentuale di robusta, che ha un gusto direzionalmente un pelino più amaro rispetto all'arabica, che è un caffè più dolce e più profumato. Mentre se lei si sposta al nord Europa vogliono solo arabica. Inoltre il nostro caffè è molto concentrato, mentre più uno si sposta al nord Europa e più diventa meno concentrato, però più profumato e sa molto di più degli aromi di fondo del caffè. Poi andiamo in America, c'è l'americano. Che... Esatto, che è ancora più un estremo. Inoltre, mentre in Italia tendiamo a bere il caffè nero, il caffè al bar, più uno si sposta a nord o a sud, più entra il latte all'interno del caffè, che quindi ne cambia il sapore in modo sostanziale. Però il nostro lavoro, noi siamo una multinazionale, lavoriamo in più di 70 paesi in giro per il mondo. Ecco, questo volevo sapere, 70 paesi in giro per il mondo, azienda italiana. E quindi per noi è critico riuscire a portare un caffè che sia giusto per tutti. Esatte, le desiderate dei consumatori nei vari paesi. Allora, quello che a me ha affascinato andando a sfrugugliare il vostro sito internet sono i sapori che voi mettete in questo caffè. Per esempio, la novità, la svegliamo, del Natale 2021 è l'espresso panettone, quello da milanese mi ha fatto diventare matto. Come avete inventato l'espresso panettone? E beh, attraverso una serie di attività di ricerca con i consumatori, cioè noi ogni anno sviluppiamo una serie di diversi gusti che partono da una raccolta di opportunità sulla base dei trend di mercato, sulle base delle richieste dei nostri clienti, sulla base di tutta una serie di dati che ci permettono di identificare tutti i maggiori trend a livello globale. Tutti questi, e inizialmente stiamo parlando di più di 100-120 gusti possibili, vengono filtrati attraverso tutta una serie di stadi di valutazione con i consumatori fino allo sviluppo formule, sviluppo aromi, miscele, dove bisogna arrivare non solo a identificare qualcosa che sia interessante per il consumatore, ma anche un caffè che corrisponda a livello organolettico all'esperienza che il consumatore richiede di fare. Questo quindi fate dei test sul campo. Sì, sì, assolutamente. La qualificazione di un nuovo aroma porta via dai 6 ai 12 mesi per farlo. È la scorsa estate. E dove lo provate? Singolarmente, nei bar, presso dei centri test? E il processo di qualificazione dell'innovazione è come se fosse un imbuto. Sì. All'inizio si parte con tante persone e quindi dei test relativamente rapidi. Progressivamente, se sono test più sull'idea, si restringe e viene associata anche l'esperienza del gusto.
La fase finale sono i nostri assaggiatori. Noi abbiamo una serie, una decina di assaggiatori professionisti, il cui... Come per il vino, però questo è per il caffè. Ma il capo della nostra divisione di assaggiatori è assaggiatore ufficiale di una Camera di Commercio in Italia. Cioè il suo lavoro è quello di assaggiare per i tribunali, per dichiarare se quella... Come si diventa assaggiatore di caffè? Come i nasi ufficiali. La natura è la passione, la volontà di farlo. C'è una parte di natura perché bisogna avere il palato particolarmente sensibile. La capacità di papillazione. Assolutamente sì, ma anche perché l'assaggio del caffè non è solo la bevanda in tazza, ma anche il caffè che ci finisce dentro, che viene assaggiato miscelandolo con acqua calda. E quindi bisogna avere la sensibilità di capire quello che assaggio adesso, che cosa diventa una volta che passa attraverso il processo di estrazione di una macchina. Ecco, e voi avete un sistema tutto vostro, sì, con doppio filtraggio, cioè un filtraggio prima che bagna bene il caffè, ho studiato, che bagna bene il caffè e poi c'è la compressione, giusto? Sì, sì, in realtà la nostra tecnologia è molto articolata. Questo è uno degli elementi della nostra tecnologia. Le nostre capsule hanno un filtro inferiore e un filtro superiore e hanno due obiettivi diversi. Il filtro superiore aiuta la diffusione dell'acqua in modo che tutto il caffè venga bagnato. Il filtro superiore aiuta la generazione del giusto livello di crema. Quindi, per esempio, questi filtri a seconda dei paesi sono diversi. Il nostro cliente del Nord Europa ha dei filtri completamente diversi dal nostro perché ha bisogno di fare un caffè diverso. Il caffè tedesco, che si chiama caffè crema, così termine tecnico, è un caffè più liquido con crema ma con poca crema. Mentre il nostro, il cappuccino, è un caffè, l'espresso, è un caffè molto più ristretto con moltissima crema. Quindi prima di tutto ci sono questi filtri. Tenga poi presente che all'interno delle nostre capsule ci sono 8 grammi di caffè, rispetto alla maggior parte di capsule che ce ne hanno 4,5-5. Perché 8? Perché è la stessa quantità che c'è nel caffè d'espresso che viene consumato al bar. E quindi, oltre ad avere due filtri, c'è più caffè, i due filtri comprimono il caffè che ricrea lo stesso effetto dell'espresso. Sa, quando va al bar, di vede il bar. Barman che lo stia. Poi abbiamo diversi tipologie di infusione dell'acqua. C'è una prima a bassa pressione, che bassa il caffè. L'acqua entra nella capsula, passa attraverso il filtro, viene diffusa, bagna tutto il caffè. Poi, a seconda del caffè che deve essere fatto, parte una pressione alta, media o bassa. Alta per fare l'espresso. E questo lo decide la macchina o in funzione della capsula? Noi abbiamo dei lettori che danno la possibilità di predefinire il livello ottimale di pressione, però lasciamo sempre la scelta al consumatore. Cioè, nelle nuove generazioni di macchine, quando lei mette dentro la capsula, si illumina il tasto della bevanda per cui è disegnata quella capsula. Però se vuole il consumatore ci fa una cosa diversa. Noi crediamo che il consumatore debba decidere. Cioè, voi gli date un consiglio, poi lui faccia poi quello che vuole. Non vogliamo obbligarlo a fare caffè come vogliamo noi, ecco. Beh, questo è molto interessante. Voi quindi dovete esportare le vostre macchine in tutto il mondo adeguandole a quelle che sono le esigenze di ogni paese, di ogni zona del mondo, con le sue esigenze e con le sue tradizioni di caffè. Più. Noi abbiamo dei clienti multinazionali. Per esempio, nell'ultimo anno abbiamo fatto un test di mercato in 6 paesi con un nostro, spero, futuro cliente. Questo test di mercato è nel mondo professionale, dove abbiamo macchine con telemetria. Cioè, fondamentalmente, un tecnico entra nel suo ufficio, mette la macchina, la sistema, la mette da un'altra parte in Polonia, la mette un'altra in Russia, centralmente si collegano con le macchine. Controllo da remoto. No, ma non solo, definiscono il caffè, con che pressione, quanta crema, il cappuccino, il flat white, il latte macchiato, temperatura del latte, temperatura del caffè. Formula 1. E la tecnologia si applica dappertutto, pure nelle macchine da caffè per migliorare la qualità. Il remoto è il futuro. Assolutamente. Adesso, tra le altre cose, sta andando di moda il caffè fatto al momento direttamente dai grani. Corretto. Quindi si parte con i grani per avere un caffè ancora più fresco, ancora più fatto al momento, ancora più gratificante. Sì, corretto. Questo è il futuro o c'è un altro futuro? Per esempio, so che voi vi inventate varie tipologie di caffè ogni anno, perché se ne avete 120 non è che le avete fatte tutte insieme. Ma allora, quelle in termini tecnico sono le bean to cup, cioè dal chicco del caffè fino alla tazza. Sì. È un'ottima tecnologia. Chilometro zero. Assolutamente, ha tantissimi benefici, così come tutte le tecnologie ha il suo vantaggio e il suo svantaggio.
Noi crediamo molto nel caffè monoporzionato perché ha tutta una serie di benefici per il consumatore. Prima di tutto la scelta, cioè una bean to cup, uno c'ha un caffè. E noi diamo la possibilità di scegliere il caffè che li vuole ogni giorno. Un giorno al panettone, un giorno una miscela più arabica, più robusta. Facciamo le capsule colte al matcha, facciamo le capsule al ginseng e via dicendo. Latte, eccetera. Quindi la prima cosa è la scelta. La seconda cosa è la praticità. Che voglio dire, una capsula non sporca, non fa nulla, è diretta, eccetera. La terza cosa, c'è un tema di consumo energetico, perché chiaramente le nostre macchine si spengono e si accendono da sole e quindi ottimizzano il consumo energetico quando uno non le usa, ma l'erogazione è l'unico momento in cui fondamentalmente si consuma energia elettrica. Le bean to cup devono macinare, devono comprimere, sì. C'è una serie di attività. Quindi poi noi riteniamo che il monoporzionato sia il futuro. Non a caso il monoporzionato cresce ogni anno in ogni paese. Sostenibilità, perché so che le capsule ancora sono fatte di plastica. La plastica adesso si cerca di farla diventare riciclabile, ma addirittura si tende a sostituire la plastica nelle capsule. Sì, allora dunque, prima di tutto le nostre capsule sono già riciclabili. Ne aumenteremo il livello di riciclabilità al punto tale che potranno essere riciclate nelle nostre capsule, perché il nostro obiettivo è quello domani di dare ai nostri consumatori una capsula che è fatta della plastica della capsula che hanno usato l'ultima volta. Quindi per attivare un'economia circolare in modo completo. Stiamo lavorando con una serie dei nostri clienti per raccogliere capsule, per toglierci il caffè. Stiamo lavorando con una serie di fornitori per riutilizzare quella plastica. Noi abbiamo già sul mercato nel nord Europa delle capsule che sono fatte al 45% di capsula riciclata. Quindi il nostro obiettivo è arrivare al 100% di capsula riciclata. Stiamo lavorando con un fornitore su un processo chimico per generare plastica vergine da plastica di scarto. È una tecnologia, ci vorranno altri 18-24 mesi, ma questo nostro fornitore è molto convinto di riuscire a portare sul mercato. Del resto è il futuro. La parola, l'anno scorso era resilienza, quest'anno no. È sostenibilità. Sì. Quindi... Da bravi cittadini del mondo non si può che condividere la scelta. Tenga presente che c'è anche un altro tema, mi scusi se la interrompo, certo. Che è la compostabilità. Noi stiamo portando sul mercato anche capsule compostabili che possono essere lanciate nel verde. Dottor Casaletto, io la terrei qui per altri 20 minuti, ma il tempo purtroppo è finito. Però questa trasmissione si chiama Top Secret. Qual è il segreto della Caffè Italy? Il segreto della Caffè Italy è innovazione. Innovazione, tecnologia e la passione per farlo. Queste sono le nostre persone e questo è come le scegliamo e il loro talento. E le nostre persone sono focalizzate su trovare le migliori soluzioni per utilizzando le migliori tecnologie per fare il migliore caffè del mondo. E questa è la loro passione, la ragione per cui lo facciamo bene, perché gli piace e lo sanno fare. Questa sera a Top Secret abbiamo avuto la Caffè Italy System di Gaggio Montano in provincia di Bologna, un'eccellenza dell'imprenditoria italiana presente in 70 paesi del mondo, che oltretutto vende online anche le sue macchine da caffè, il caffè e quant'altro. Ho visto sul vostro sito che c'è la possibilità di scelta. È stato un piacere, dottor Giuseppe Casaletto. Grazie, piacere mio. Buonasera. Buonasera.